Anastasia, voglio che torni da me. Insieme ai fiori mi stai offrendo il tuo cuore. Sì. Questa volta, niente regole, niente punizioni. E niente più segreti. Se dovesse capitarti qualcosa, non potrei mai perdonarmelo. Che cos'hai tu che io non ho? 50 sfumature di nero, al cinema. Voglio che torni da me. Non volevo rifare un tentativo. Questa volta, niente regole. E niente più segreti. Pensi di essere la prima donna che cerca di salvarlo? 50 sfumature di nero. Sei felice? Non lo sono mai stata di più. Pensi di essere la prima donna che cerca di salvarlo? Se dovesse capitarti qualcosa, non potrei mai perdonarmelo. 50 sfumature di nero. Sta cambiando. Sei felice? Non lo sono mai stata di più. Devi essere molto più veloce, Grey. Conosci quella ragazza, Christian? Pensi di essere la prima donna che cerca di salvarlo? Se dovesse capitarti qualcosa, non potrei mai perdonarmelo. 50 sfumature di nero, al cinema. Anastasia, voglio che torni da me. Non volevo rifare un tentativo. Pensi di essere la prima donna che cerca di salvarlo? Dobbiamo andare. Spiegami che sta succedendo. Cosa vuoi sapere? Tutto quanto. Il passato è complicato. So cosa hai fatto a Christian. 50 sfumature di nero. Niente più segreti. Al cinema. Did I mention it was a mask ball? The masquerade ball lends a sense of mystery to the film. Masquerade ball is something put on by Christian's parents for charity. And it is so massive, and the colors are very saturated. It just looks incredible. One of the big set pieces in Darker is a big masquerade gala. It was a mammoth undertaking, which I give Nelson Coates, the production designer, a lot of credit for. There's so much eye candy going on. We had all kinds of characters like fire breathers, acrobatics. It's actually incredible. We had 200 guests that all needed to be in Venetian masks, outfits. Every single mask was embellished with additional headpieces, which went with whatever the costume was. It was fabulous. The whole place is just an explosion of color from the costumes and the set design, all with this Venice backdrop. And it's quite a magical movie moment. It's lavish, it's sensuous, and it looks fabulous. It's the sort of place you think, I wish I was there. Everybody's looking at us. Not us. You. The first film was like an awakening. This film becomes more intricate, more suspenseful. Intrigued. Christian knows that he needs Anna in his life. I want you back. I had no idea what this was going to become. This time, no rules, no punishments, and no more secrets. In Darker, we've got so much happening. We've got these new characters and we see them develop. Good morning, Mr. Hyde. Anna, please, it's Jack. Jack Hyde comes across as a great ideal boss, and then it kind of quickly devolves from there. Anna becomes rattled by Christian's past. There's both the psychological threat, Anna and Christian coming apart, and an actual physical threat that's threatening their lives. I love that thriller aspect, and the element of danger gets darker and darker. You know that girl, Christian? Do you think you're the first woman who's tried to save him? Ultimately, it's an epic love story. One of them has very dark desires, and another has to find that within herself because they love each other so deeply.
There's a lot of sexiness on the camera that's not just in the bedroom. It's a psychological thriller. Your boyfriend has a reputation. It's huge and it's heavy. If something were to happen to you, I could never forgive myself. Even if you haven't seen the first movie, it's still very satisfying. Do you want to be kept or have respect? We have lots of fans who can't wait to see what Christian and Anna get up to next, and we actually deliver. Tell me what you have that I don't. Until you come back home. Oggi vi segnalo alcuni dei film drammatici più attesi per il 2017. Partiamo con Dunkirk, per la regia del grande Christopher Nolan. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, racconta la grande evacuazione verso la Gran Bretagna durante la cosiddetta Battaglia di Francia di migliaia di soldati belgi, britannici e francesi bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco. Tra gli interpreti ci sono il bravissimo Tom Hardy, Kenneth Branagh e Cillian Murphy. Poi passiamo al genere drammatico, erotico, sentimentale, che verrà rappresentato da 50 sfumature di nero, cioè il secondo capitolo tratto dal bestseller di E.L. James, che vedrà il ritorno delle avventure amorose di Christian Grey e Anastasia Steele, ancora interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson. E rivedremo Christian Grey che cercherà di persuadere la cauta ragazza a tornare nella sua vita, ma lei non sarà così facile da convincere se non con un nuovo accordo. Agli amanti del cinema italiano invece segnalo Fortunata, film di Sergio Castellitto che ha scritto la sceneggiatura insieme alla moglie, Margherita Mazzantini. Protagonisti sono Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, che interpreta una madre uscita da un matrimonio fallito e che vuole realizzare un solo sogno, raggiungere la propria indipendenza e il diritto alla felicità. Poi vedremo Entering Hands, la vera storia di Jack Unterweger, il prigioniero poeta con Michael Fassbender, che interpreta questo serial killer morto suicida in carcere nel 1994. La sua vita è stata segnata da una doppia personalità, la vita pubblica di giornalista che aiutava la polizia ad indagare nel mondo della prostituzione e quella molto privata di assassino. E infine Gifted, una pellicola di Mark Webb con Chris Evans che interpreta un giovane uomo che proverà a crescere la giovane e brillante figlia della sorella morta in un incidente. Bene, fatemi sapere quali andrete a vedere. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!